Allora, Coppa America, Coppa Davis, Napoli sta diventando capitale delle coppe? No, sono delle belle iniziative che rendono viva la città. Questo ci fa onore, mi piace tantissimo questo lungomare Liberato? È stato liberato. liberato. Tutta questa gente è stata Sì. liberata, dai. Dai propri pensieri, Dai, voi penso. pensieri, È andiamo a un vedere il modo filosofo. di La filosofia. liberarci dalla routine quotidiana. Quanti anni sei a Napoli? Da 8 anni. E la trovi migliorata negli ultimi? Sì, trovo migliorata, ci sono tante cose, la vita molto, diciamo, molto bella qua. Quindi i detrattori del sindaco che dicono che pensa solo a fare feste e manifestazioni, sbagliano. Il sindaco si dà da fare, è una bravissima persona e sta anche lottando per questa città. Noi ci crediamo e va Risultati ci bene sono, così. diciamo, risultati ci sono. È meglio di prima, Meglio sicuramente. di prima. Certo, che bella domanda che mi hai fatto. No, ma Napoli sta dando un'immagine sicuramente diversa. Tra l'altro mia moglie in questo momento diceva che è uno spettacolo, è una cosa bellissima. E secondo me tutti quei napoletani che dicono che non va bene devono ricredersi sicuramente. Le piace così questo lungomare liberato, ZTL, tante manifestazioni? Qualcuno dice che però non si pensa alle cose serie. Assolutamente no, anche questa fa parte della serietà della nostra città, perché ci consente di essere liberi, di camminare, di vedere il bello che c'è e non solo le cose brutte, le macchine, lo stress, lo smog e tutto quanto. È un grande piacere poter passeggiare qui e pensare che possa essere una città anche diversa. Allora, la domenica c'è la Coppa Davis, ma vedo che ci sono persone che si dedicano ad altri sport più marinari. Eh sì, la pesca è una cosa proprio bellissima. Più della Coppa Davis, qui. Più della Coppa Quindi Davis. la sua racchetta è quella praticamente. Certamente. Fai vedere la racchetta, bellissima. Ma potete dirci che cosa avete Per pescato? adesso uno, poi cambiamo posto Ah, vediamo, vediamo. Che cos'è? Che Che pesce? pesce è qui? Che pesce è questo? Una Dillo tu. sarpa. Una Una sarpa. salpa. E la potete dare a Road TV Italia come contributo? Beh, poi se la lasciamo quando avete finito tutto, poi dopo puzza. Quindi sono quelli che tecnicamente si definiscono pesciatelle e cannuccia, questi qua, o no? No, no, non bene. Pesce, pesciatelle e cannuccia è più umano, È più umano, diciamo, è qualche persona. Questo è quello che dicevano a te, Renato, che ne so Beh, io penso tutte e due le cose, prima è per pubblicità e tutto questo, e anche per valutare, insomma, lo voglio sperare che sia anche un fatto che si valuti sotto questo aspetto, no? La Coppa Davis è una coppa importante, e insomma, poi abbiamo una bella città, un lungomare meraviglioso, tutte queste cose, dunque c'è la rivalutazione, la valutazione, lo voglio sperare in questo, ma è altrettanto anche pubblicità, insomma, perché qua se non ci reggiamo sulla pubblicità, dove ci vogliamo reggere qua? Certo. È Purtroppo. vero, glielo dico sempre a lui, abbiamo, lui ha la Road TV, non ha una pubblicità e non ci possiamo reggere. Infatti ogni tanto io vengo un po' No, mio. no, Però dai. Napoli Coppa Davis, la capitale delle coppe, Napoli? Sì, è una cosa sensazionale, veramente si vede la trasformazione di Napoli, che stiamo facendo dei passi da gigante. Quindi se si continua così, tanto ben venga per tutti i cittadini di Napoli e per la cartolina di Napoli nel mondo. È contento di tutto questo, diciamo. No, Meglio contento, la Coppa felicissimo. Davis o la Coppa UEFA? La Coppa Davis è una... O la Coppa Riga, la terza scelta. No, no. Visto il caldo, Infatti sì. prossimamente. Non sarebbe male adesso la Coppa del Nonno, che sarebbe La Coppa bene. del Nonno. In questo momento sì, se lo merita. Quindi secondo lei è un fatto positivo? Sì, molto positivo, si va a guardare avanti. E alla domanda che faceva Paolo, Coppa Davis, Coppa Rica, Coppa Ma UEFA. tutti cadono, visto che è un po' in carne come me. Gatti, un po' In questo rispondere. caso.